Ciao ragazzi, bentornati nella mia rubrica, se così possiamo chiamarla, dedicata ai libri che mi hanno colpito di più in maniera positiva e che quindi vi consiglio sia per quanto riguarda l'originalità dell'idea, sia per un intreccio intrigante e per uno stile di scrittura elevato. The spring light falls into winter night. Hold on, our summer isn't gone. And to think I... Oggi vi consiglierò una serie scritta da una delle mie autrici preferite, ovvero Cornelia Funke, una scrittrice tedesca nota in tutto il mondo soprattutto per il successo della sua trilogia Cuore d'inchiostro. Da questa trilogia era stato tratto il film Inkheart, che magari molti di voi avranno visto, e vi posso anche assicurare che in realtà i libri di Cornelia Funke ovviamente erano molto più belli secondo me del film, ma questa è una cosa che accade molto spesso purtroppo. Quella di cui voglio parlarvi è l'ultima serie scritta da Cornelia Funke e che è ancora in corso d'opera, ovvero i romanzi Reckless. Scusate, l'ho preso in biblioteca e quindi ha la copertina trasparente che sberluccica. E il suo seguito Fearless, entrambi pubblicati da Mondadori. Inizialmente pare che questa serie, almeno a me sembra di ricordare di aver letto che doveva essere una trilogia, esattamente come Cuore d'inchiostro. Ho fatto però alcune ricerche sul web e sul sito di Wikipedia statunitense mi è venuto fuori che in realtà dovrebbe essere una pentalogia. Insomma, sembra che di preciso non si sappia ancora in maniera ufficiale da quanti libri sarà composta questa serie. Sappiamo soltanto che sia in Italia sia nel resto del mondo per ora sono usciti soltanto questi primi due volumi. In America la serie è nota con il sottotitolo di Mirror World e in Italia è stato tradotto come Lo specchio dei mondi. La storia appartiene al genere fantastico, allo stato puro, esattamente come è consuetudine per i romanzi di questa autrice. È una serie che affonda le sue radici nella mitologia delle fiabe dei fratelli Grimm. Infatti, non a caso, i due protagonisti si chiamano Jacob e Will. Questi due fratelli sembrano l'uno l'opposto dell'altro. Infatti, Jacob è intraprendente, coraggioso, ama l'azione, incosciente, mentre invece Will è un ragazzo timido e un po' pauroso. La storia inizia nel momento in cui Jacob trova un indizio all'interno dello studio del padre. Il padre di questi ragazzi infatti è misteriosamente svanito nel nulla e Jacob sente tantissimo la sua mancanza. Nel momento in cui riesce a trovare questo indizio, il ragazzo attiva uno specchio antico che si trova all'interno dello studio e questo specchio si rivela essere un portale verso un altro mondo. Ok, lo so cosa state pensando. Tutto ciò ricorda moltissimo altri romanzi, soprattutto Narnia e il suo armadio magico. Ma a parte questo dettaglio, vi assicuro che tutto il resto della storia è molto originale e in realtà l'azione entra subito nel vivo, perché la parte in cui Jacob attraversa il portale fa parte soltanto del primo capitolo. Già nel secondo capitolo, infatti, veniamo catapultati nel vivo della trama. Sono passati circa 10 anni da quando Jacob ha attivato lo specchio per la prima volta. Al di là dello specchio ha trovato un mondo fantastico, abitato da nani, da fate, da elfi, da un sacco di creature fantastiche. E Jacob ha trascorso, diciamo, questi ultimi 10 anni molto più tempo nel mondo oltre lo specchio che nel suo mondo originario. Non ha mai detto nulla né a sua madre né a suo fratello e ogni volta che spariva rifilava loro delle bugie per tenere per sé appunto questo segreto. Spinto dal suo spirito d'avventura, il ragazzo è diventato un famoso cacciatore di tesori nel mondo oltre lo specchio, procurando soprattutto all'imperatrice ma anche ad altri clienti
degli oggetti leggendari in questo mondo, come per esempio la famosa scarpetta di cristallo di Cenerentola e altri oggetti che conosciamo anche noi grazie alle fiabe. Tutto questo però accadeva prima che nel mondo oltre lo specchio scoppiasse una feroce guerra tra gli uomini e i Goil, crudeli esseri di pietra che vivono sottoterra ma che hanno deciso di vendicarsi dell'umanità e sferrare il loro attacco decisivo. La guerra infatti ormai è in fase conclusiva e i vincitori sono proprio i Goil, i quali, riuniti sotto il comando del loro sovrano Camien, sono riusciti a sconfiggere appunto le armate imperiali grazie soprattutto all'aiuto dell'amante di Camien, la Fata Rossa. A causa di questa guerra anche Jacob ha un grosso problema. Infatti l'ultima volta che il ragazzo ha attraversato lo specchio magico, Will lo ha visto e lo ha seguito. I due ragazzi sono rimasti poi coinvolti in un attacco da parte dei Goil e Will è rimasto ferito da uno di questi. A causa di un incantesimo scagliato dalla Fata Rossa, tutti coloro che vengono feriti dagli artigli di un Goil si trasformano in Goil a loro volta. A Will quindi sta cominciando a crescere una pelle di pietra, e non una pelle di pietra qualsiasi, ma una pietra di giada. Secondo un'antica profezia tramandata tra i Goil, il re che avrà al suo fianco un Goil di giada, un tipo di pietra che normalmente i Goil non hanno, cioè una pietra che non esiste in realtà all'interno della loro razza, una pietra leggendaria, il re che avrà appunto al suo fianco un alleato con la pietra di giada sarà invincibile. Quindi per salvare suo fratello, Jacob non dovrà soltanto trovare una soluzione per arrestare la sua trasformazione in Goil prima che questa diventi irreversibile, ma anche nasconderlo ed evitare che i soldati di Camien lo catturino per farne il loro alleato invincibile. Come vi dicevo, la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è naturalmente l'originalità di questa serie. È vero che i richiami alle fiabe sono tanti, perché in tutto il libro, comunque in entrambi i libri, troviamo continui riferimenti a oggetti come i capelli di Raperonzolo, geni delle acque, non so, insomma, continui riferimenti alle fiabe che però non vanno a soffocare la trama, perché la trama ha una sua precisa identità. Il cuore della storia è Jacob che deve salvare suo fratello e la guerra tra i Goil e gli umani, mentre richiama le fiabe semplicemente arricchiscono la trama e si amalgamano molto bene nella trama. Il ritmo narrativo della storia è molto veloce e sostenuto, anzi, se devo dire la verità, anche se io non amo affatto i romanzi noiosi, forse il ritmo narrativo di questi due libri è fin troppo rapido. Infatti il mondo oltre lo specchio è un mondo complesso e il lettore deve assimilare moltissimi dettagli in maniera molto veloce, e questo è probabilmente il motivo per cui quando ho finito di leggere il secondo volume ho deciso di rileggere il primo. In questo modo mi sono resa conto di moltissime interazioni tra i due libri che mi ero svanita. C'è anche da dire che il primo volume l'avevo letto molto tempo prima rispetto al secondo e quindi tante cose me le ero dimenticate. Comunque sia, c'è da dire che il mondo oltre lo specchio non è un mondo banale, ma è un vero e proprio universo a sé stante, tutto da scoprire. Mi sono piaciuti molto anche i personaggi. Il protagonista, Jacob, è un ragazzo, un personaggio a tutto tondo, si può dire, perché ha pregi ma anche tanti tanti difetti. È un ragazzo appunto che ama l'avventura, che è affascinato dal mondo oltre lo specchio, ma molto spesso è incosciente e anche egoista, e questo lo rende un personaggio molto realistico. Mi è piaciuto tanto anche un altro personaggio, Volpe, che è una ragazza in grado di trasformarsi in questo animale grazie a una pelliccia magica. È stata al fianco di Jacob in moltissime avventure, e in questo primo volume ha un ruolo abbastanza secondario, ma è invece la coprotagonista nel secondo volume. Insomma, questa serie secondo me è un vero e proprio gioiellino per quanto riguarda i romanzi di genere fantastico, e se volete esplorare appunto un nuovo mondo e tuffarvi in una bella avventura,
ve lo consiglio vivamente perché secondo me è questo che dovrebbe offrire un buon romanzo, soprattutto se è un romanzo di genere fantastico, ovvero la possibilità proprio di esplorare un nuovo universo. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguita, mi raccomando iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e lasciatemi dei commenti e condividete il video. Un bacione, ciao!